Buongiorno, bentrovati. Primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa. Oggi, 19 dicembre, si ricorda Sant'Anastasio I, Papa della Chiesa Romana. Noi apriamo come sempre con le prime pagine dei nostri quotidiani, partendo ovviamente dai giornali abruzzesi. Partiamo dalle quattro edizioni del quotidiano Il Centro per andare a vedere le notizie principali che poi ritroveremo all'interno del giornale. Partiamo dall'edizione di Pescara del Centro per andare a vedere i titoli che si trovano in prima pagina. Bussi, riparte il processo dei veleni, parla il PM Aceto che scoprì la discarica, disastro doloso, fu una strategia d'impresa. E poi la fotonotizia su quanto accaduto ieri allo stadio Adriatico, soprattutto al termine della gara persa dal Pescara con il Bologna. Pescara ultimo e contestato, lancio di pietre e petardi dopo l'ennesima disfatta, squadra in ritiro a Roma da questa mattina. Poi vediamo nelle cronache, sempre a Pescara, Attiva sblocca le assunzioni per 36 posti e poi la cronaca, tenta la rapina in stazione e finisce in cella. E poi vecchie tasse, la Soget ferma gli sconti. In basso a Montesilvano scontro sullo stop ai migranti, l'opposizione attacca Maragno sui centri di accoglienza. E sempre a Montesilvano sul problema della prostituzione il consigliere Aliano chiede una ZTL invernale. Lasciamo la prima pagina del Centro edizione di Pescara, passiamo all'edizione di Chieti. I titoli principali sono gli stessi ovviamente delle altre edizioni. Vediamo invece i titoli delle pagine interne. Sant'Eusanio del Sangro, una tragedia ieri con un'auto piombata su due pedoni, uno dei quali è rimasto ucciso. Poi un ferito, Vasto aggredito per strada da un cinghiale, poi elezioni provinciali, tutti i nomi dei candidati. Per quanto riguarda il calcio, in questo caso sull'edizione di Chieti del Centro, si parla della gara non giocata ieri allo stadio Angelini tra Chieti e Alfonsine, ma nonostante questo in 500 tifosi del Chieti si sono portati allo stadio proprio per ricordare la nascita della società nel 1922. E per quanto concerne invece le altre partite, in questo caso si parla della Vastese. Vastese pari spuntato 0-0 per i biancorossi di Colavitto al Civitelle di Agnone. Poi sempre Chieti, grande folla con il Vescovo al presepe di Suorvera. Lasciamo l'edizione di Chieti del Centro, andiamo a vedere quella di Teramo, anche in questo caso i titoli delle pagine interne. Teramo filma il marito che la violenta, lui ha processo. Poi a Giulianova, rintracciata a Chieti, la sedicenne sparita qualche ora fa. E poi a Martinsicuro, piccola pesca, è pronto il mercato ittico. Lo Sport, in questo caso, che riguarda il Teramo di Zauli, che evita il crollo al 94esimo, la Feralpi Salò raggiunta in extremis, finisce 2-2 la gara del Bonolis. E poi il basket maschile di Serie A2 con il Roseto che si smarrisce e cade sul parquet di Ravenna. E siamo all'edizione dell'Aquila, sempre del Centro. L'Aquila si parla di politica e anche di manutenzione delle strade. Cialente, il sindaco, dice slitta l'attivazione delle strisce blu. Ad Avezzano, pistola contro un bambino, tre sospettati. E poi Sulmona, Valle Peligna, nuovo ospedale, primo lotto entro il 2017. Il calcio, in questo caso ovviamente si parla dell'Aquila, la rincorsa continua, i rossoblu sbancano a Sassari il campo del Latte Dolce, la vetta resta a -2, Avezzano ok con i biancoverdi che battono in casa il fanalino di coda Torres. E poi per quanto riguarda lo Sport, ma il nuoto, in questo caso c'è un aquilano al vertice del nuoto regionale. Abbiamo visto le quattro edizioni del Centro con i titoli principali, vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, oggi in edicola, la cronaca in taglio alto sempre sulla prima pagina dell'inserto, auto piomba su due pedoni, un morto, l'incidente nei pressi di Lanciano, nel bilancio un ferito e due cani uccisi. E poi l'appello, Bussi, quei veleni ancora in cerca di un colpevole. Poi la ricostruzione, l'Aquila, ricorso di massa per il concorsone. E poi vedete grande spazio ovviamente anche sul Messaggero al
Alla crisi senza fine del Pescara, Pescara a picco, battuto 3-0 ieri all'Adriatico dal Bologna. Tifosi in fuga, squadra inesistente, il Bologna passeggia e vince 3-0. La curva nord abbandona lo stadio, finale ad alta tensione. La squadra da oggi in ritiro. Sebastiani dice a gennaio una rivoluzione, ha parlato anche il tecnico Oddo, poi sentiremo, vedremo il servizio e sentiremo anche le parole del tecnico biancazzurro che ieri al 91esimo ha detto non mollo, resto al timone. Lasciamo dunque per il momento i quotidiani abruzzesi, abbiamo visto le prime pagine, andiamo a vedere invece in questo caso le prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola, partendo dalla Repubblica. Politica in primo piano, Renzi, andare al voto con il Mattarellum, Grillo e Forza Italia chiudono, parla l'ex Premier che trova il netto rifiuto alla sua proposta delle opposizioni. E poi quanto sta accadendo a Roma, Raggi vuole scegliere il vice sindaco, Di Maio garantì per Marra e Pulito. Lasciamo la Repubblica, siamo al Corriere della Sera. Anche in questo caso il titolo di apertura riguarda la politica, il voto Mattarellum e voto in aprile, Renzi accelera alle urne il prima possibile, dice l'ex Premier che resta comunque segretario del Partito Democratico. E poi in basso si parla dell'omicidio di Garlasco, si torna a parlare dell'omicidio di Garlasco perché ora ha un'identità, il DNA sotto le unghie, dichiara un giovane della zona e dunque potrebbero esserci delle novità nelle prossime ore, novità che potrebbero essere anche clamorose. Lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, siamo al Messaggero di Roma, in questo caso la prima pagina nazionale, Renzi autocritica e tregua nel Partito Democratico e poi Roma scontro sul vice sindaco, Raggi tenta l'ultima resistenza e poi c'è un richiamo riguardo il campionato di Serie A, ovviamente in chiave romana. Essendo sul Messaggero si parla della Lazio che batte la Fiorentina per 3-1 e risale ad un punto dalla Roma, Roma che era stata sconfitta nell'anticipo allo Juventus Stadium. E siamo al Giornale di Milano, sempre più spaccone, Renzi torna a burlo e vuole una legge ad personam, scrive il Giornale. E poi Forza Italia non cade nella trappola dei democratici. E poi una notizia che arriva dalla Lombardia, Como ha arrestato l'imam pro-ISIS e accusato di reclutare combattenti per il califfato in manette, tunisino di 49 anni. E siamo al Tempo di Roma, hanno perso la virginità, questo è il titolo che gioca sul nome del sindaco della capitale, Grillini allo sbando, le perquisizioni e gli arresti a Roma stravolgono il Movimento 5 Stelle, in fuga dai cronisti, diventano garantisti, litigano, il caso Raggi, scrive il Tempo, li rende come gli altri politici. E poi lo sport, la Lazio non si ferma più, vittoria contro la Fiorentina per 3-1, siamo alla Stampa di Torino. Il titolo principale riguarda l'economia, Monte dei Paschi sul mercato, Merkel dice l'Italia rispetti le regole. E poi c'è un reportage tra i fantasmi di Fukushima, città giapponese colpita qualche anno fa da quell'incidente nella centrale nucleare. Poi in basso Renzi, tre mosse per il ritorno, parla l'ex Premier anche sul quotidiano La Stampa. E siamo al Fatto Quotidiano, pure Renzi commissariato, assemblea del Partito Democratico, le correnti imbrigliano il leader, Giachetti a Speranza, faccia di culo, dice l'ex candidato sindaco al Comune di Roma. Dunque polemiche, come possiamo vedere anche con questa espressione forte, in casa del PD, e ci sono polemiche anche in casa del Movimento 5 Stelle, Raggi Grillo, adesso la grana è il vice sindaco. E siamo al Gazzettino di Venezia, la sfida della Raggi, no a Colomban, il sindaco tenta di imporre un fedelissimo ma i vertici vogliono l'imprenditore trevigiano vicino a Casaleggio. Siamo al Quotidiano Libero, Grillo calante, crisi nera nel Movimento 5 Stelle, così titola il quotidiano vicino al centrodestra. E poi c'è un'intervista al leader della Lega Salvini che dice: così ho scalato la Lega e convincerò
Silvio e poi in basso Riecco Renzi è convinto di aver già capito tutto. E siamo al mattino di Napoli, Renzi autocritica e sfida, Giovani e Sud abbiamo straperso, sì al congresso e rilancia il Mattarellum. In alto il richiamo sul Napoli, sul Mattino che è il quotidiano partenopeo per eccellenza, Napoli che a valanga ha superato il Torino per 5-3 con il poker del giocatore belga che segnò due reti anche nella prima gara di campionato allo Stadio Adriatico con il Pescara. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi riparto dal noi, l'autocritica ho straperso, ora la legge elettorale Mattarellum a Roma, manager Veneto, filo Casaleggio affiancherà la Raggi. Siamo al secolo XIX, la controffensiva di Renzi, assemblea PD, dopo l'autocritica attacco al Movimento 5 Stelle, Grillo dice fatti da parte. E poi due richiami di calcio, uno che indirettamente purtroppo interessa anche il Pescara, follia a Genoa ieri sera a Marassi dal 3-2 al 3-4 in due minuti, il Palermo passa dunque in casa della formazione rosso-blu e conquista una vittoria che permette proprio al rosanero di scavalcare il Pescara in classifica. Pescara da ieri sera ultimo da solo in classifica e giovedì prossimo ci sarà proprio al Renzo Barbera Palermo-Pescara. Poi Samp smarrita nella nebbia, i blu cerchiati perdono per 2-1 a Verona con il Chievo. Questo era secolo XIX, l'ultimo giornale nazionale che abbiamo preso in esame in questa prima parte di Mattino 6. A proposito di sport, abbiamo visto il richiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno e allora possiamo andare a vedere, poi parleremo di sport in chiave regionale nella seconda parte, possiamo andare a vedere i titoli principali dei tre quotidiani sportivi oggi in edicola, partendo dalla Gazzetta dello Sport. Fenomenali, questo è il titolo che riguarda i campioni del calcio europeo, in particolare Mertens del Napoli e Ronaldo che saranno rivali in Champions. Il belga firma un poker nel 5-3 sul Torino e porta il Napoli al terzo posto, il pallone d'oro sigla una tripletta e porta il Real in cima al mondo. E poi a centropagina Inter e rinascita, Candreva sì, vittoria fuori dopo tre mesi. E siamo al Corriere dello Sport, Diego Armando Mertens, gioca il Corriere sul nome anche di Maradona, quattro reti per il giocatore azzurro e vittoria importante per il Napoli che, come detto, come visto anche sulla Gazzetta, supera il Milan in classifica. In alto non solo Higuain, è una Juve made in Italy. E poi per quanto riguarda gli altri titoli di spalla, in questo caso Champions, l'affondo della Lazio, squillo Inter, c'è la firma di Candreva. E poi tutto sport, l'impero, bianconeri già campioni d'inverno e senza rivali, che cosa ha la Juve che le altre non hanno. E poi toro da incubo, Mihajlovic, così no, ovviamente il quotidiano torinese punta anche l'indice sulla pesante sconfitta del Torino. Lasciamo anche le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali e dai quotidiani nazionali possiamo tornare ai quotidiani di casa nostra per ripartire dal centro, per vedere le pagine interne. Partiamo dalla cronaca regionale, dossier Bussi, Aceto, parla il PM che dice veleni sottoterra, una strategia d'impresa, intervista al PM che scoprì la mega discarica nel 2007, un disastro doloso. In basso gli ambientalisti dicono vogliamo giustizia. E poi bulli e bulle d'Abruzzo, in questa doppia pagina si parla della violenza giovanile, ragazzi violenti in aula e sul web poche le vittime che denunciano. E poi c'è l'intervista, vedete nella pagina seguente, a Marilisa Amorosi del Centro Salute Mentale che dice sono adolescenti senza regole che non temono la punizione. Andiamo ancora avanti per arrivare ancora alla cronaca regionale, sempre dalle pagine del centro. La Val di Sangro riparte con la Fondovalle, oggi la firma del progetto esecutivo del collegamento Gamberale Civitaluparella. Il presidente della regione Luciano D'Alfonso dice con le economie risultanti risolveremo il problema del viadotto Barche. E poi il governatore incontra l'autorità di Ancona questa mattina in regione a
Pescara per parlare ovviamente di porti. E siamo proprio alla cronaca di Pescara dalle pagine del centro. Nuovi posti di lavoro, attiva pronta ad assumere. C'è il via libera dei legali e il comune copre 30 posti con i dipendenti di altri enti. È stata sbloccata la procedura dopo 4 anni. Proseguiamo. Vecchie tasse da pagare, sconti bloccati alla Soget, l'Adiconsum segnala ritardi nell'applicazione della legge sulle cartelle rottamate. E poi in basso, luminarie fai da te in Viale Bovio, i commercianti si autotassano per installare le luci di Natale. La cronaca, tenta la rapina in libreria, ferito il titolare. Siamo sempre a Pescara, dove una donna è entrata nel negozio della stazione per rubare la cassa. Il proprietario la ferma e viene colpito con un punteruolo. E poi la cronaca, sedicenne investita sulle strisce pedonali in via Ferrari a Penne. E poi per quanto riguarda la scuola, in questo caso il problema scuola delle sedi nel capoluogo adriatico, c'è una proposta dei genitori per il liceo Da Vinci, gli uffici di Piazza Grue, dove si trovano anche uffici del comune. E poi in basso il classico d'annunzio: non basta per 230 studenti, le famiglie dei ragazzi riaprono la polemica sul trasloco, la preside dice aule confortevoli, visitatele. Proseguiamo sempre a Pescara e in questo caso anche in provincia, soprattutto in provincia a Montesilvano. Stop ai centri d'accoglienza e polemica sui migranti dopo l'annuncio del sindaco di Montesilvano Francesco Maragno sulla chiusura delle due strutture. L'opposizione chiede chiarimenti sul trattamento di profughi e rifugiati. E sempre a Montesilvano c'è una proposta del consigliere Aliano che dice via le prostitute da Montesilvano con l'obiettivo di creare una ZTL anti-prostituzione. A Penne, Stadio Colangelo al via l'intervento da 16.000 euro. E poi verso le elezioni in provincia, oggi le liste con la sorpresa dei socialisti. Tornando in provincia, a Pescara, in questo caso in Val Pescara, a Scafa, è stata inaugurata ieri la Biblio-Mediateca Comunale. E siamo alla pagina di Chieti del quotidiano Il Centro, in questo caso in provincia. Andiamo a Sant'Eusanio del Sangro, dove un'auto investe due pedoni, muore travolto con il cane, grave l'amico. Sant'Eusanio del Sangro, la vittima, un ex operaio della Sevel, l'autista di 21 anni, ha avuto un colpo di sonno e indagato per omicidio stradale. E poi provinciali, anche a Chieti, asse Chiavaroli di Primio contro Febbo e Di Stefano. Dunque nel centrodestra c'è questa battaglia tra NCD da una parte e Forza Italia dall'altra, almeno come leggiamo in questo titolo del centro. E poi in basso, invasione di cinghiali a San Lorenzo di Vasto, cinghiale che aggredisce un podista, il professionista salvato dall'intervento dei cacciatori. Proseguiamo dalla pagina di Chieti del centro a quella di L'Aquila, rapina in tabaccheria, sospetti su tre persone fermate e rilasciate. In questo caso siamo però ad Avezzano, sdegno per la pistola puntata contro un bambino, si cercano indizi dalle immagini della videosorveglianza. E poi salvo dopo un volo di 100 metri sul Gran Sasso d'Italia, un aquilano è scivolato finendo su un cumulo di neve morbida che probabilmente gli ha salvato la vita. E poi Roccaraso riapre la scuola di sci acrobatico, previsti percorsi didattici per principianti, a Scanno una pista di pattinaggio con ghiaccio sintetico. E siamo a Teramo, violenza in famiglia, filma il marito che la stupra e l'uomo finisce a processo. Teramano rinviato a giudizio anche per maltrattamenti nei confronti dei tre figli piccoli, mamma e ragazzi, in una casa protetta. Per il padre decisa la decadenza della potestà genitoriale. E poi sotto la testimonianza, è per noi la fine di un incubo, il racconto della donna che ha denunciato e ha fatto scattare le indagini. In basso a fondo pagina, Giulia Nova ritrovata a Chieti, la sedicenne scomparsa, scovata dai carabinieri dopo una notte di ricerche. La studentessa era da un amico. Siamo arrivati alla pagina della cultura e dello sport, possiamo dunque passare a vedere le pagine interne del quotidiano Il Messaggero e
come sempre apriremo un'ampia e dettagliata pagina relativa allo sport nella seconda parte, dopo la pausa che avremo tra qualche istante. Ovviamente lo abbiamo detto prima e lo ripetiamo, fari puntati soprattutto sulla crisi senza fine del Pescara, Pescara battuto anche dal Bologna ieri allo Stadio Adriatico per 3-0, Pescara contestato dai tifosi, da oggi in ritiro. Ma andiamo per ordine, ripartiamo con le cronache dalle nostre province, ripartiamo proprio dal capoluogo adriatico. Processo bis, i veleni di Bussi ancora in cerca di colpevoli, oggi in corte di assise d'appello al via il secondo round sulla mega discarica. Per 30 anni le sostanze inquinanti del polo chimico finite nelle falde idriche. E poi di spalla, Babbo Natale in elicottero, porta i doni della polizia, festa in aeroporto ieri a Pescara. E poi in basso, tavolata di intenditori per il grappolo, nuovo novello presentato dalla ditta Bosco. E poi l'Aquila, assunti con il concorsone, ricorso al giudice del lavoro. Nel mirino c'è il comune per il mancato adeguamento della pianta organica, procedure di riassorbimento previste solo a partire dal 2021 per sovrannumero. E poi commercio, fedeltà al lavoro, l'elenco in questo articolo di tutti i premiati. E poi tesori del sisma, da rischio l'abbazia restituisce l'antico pavimento. E poi la cronaca, domenica in quota, cade sul Gran Sasso e finisce in ospedale, condominio finto per avere indennizi post sisma, c'è un'inchiesta. E poi siamo ad Avezzano e Sulmona, dunque le cronache dalla provincia dell'Aquila. Partiamo da Avezzano, il mistero della sosta natalizia gratis, parcometri spenti fino alla Befana, il vice sindaco boccia, conferma l'ipotesi ma nega l'esistenza dell'ordinanza. Sempre ad Avezzano, irti le critiche di Sant'Omaggio. E poi invece in Valle Peligna, Sulmona, i detenuti donano il presepe alla città di Amatrice colpita dal terremoto della scorsa estate. Poi scuola Serafini, sempre a Sulmona, slitta l'apertura del cantiere. Scontrone è tra i 7 comuni virtuosi, è arrivato il riconoscimento per il paese in provincia dell'Aquila che si trova nell'Alto Sangro. Tornando ad Avezzano, invece la cronaca, la gang delle rapine ha le ore contate, ancora in azione la banda che finora ha compiuto 7 rapine in 2 mesi. Siamo alla pagina di Chieti del Messaggero, falcia 2 amici a passeggio, uno muore, l'altro sfonda l'auto, la vittima è Pasquale Altobelli, 66 anni, la macchina killer ammazza anche i cani, il guidatore è indagato per omicidio stradale, ho avuto, dice, un colpo di sonno. E poi lo sport, in questo caso calcio non giocato, il Chieti non gioca, in curva l'orgoglio dei 500. E poi andiamo in basso per portarci prima a Vasto, dove addobbi, giostre e cori, e si accende lo shopping prenatalizio. A Ortona, quartiere nel degrado, il sindaco contro l'ATER. Siamo a Teramo, scuole superiori sicure, servono 25 milioni, ma ce ne sono soltanto 5. La provincia è alle prese con una grave incertezza sui ruoli dopo il referendum. E poi elezioni, in campo il PD con 2 liste, poi una dei Gattiani e una di Di Dalmazio. Giulianova, Babbo Natale e esposizioni snobbaro la città. Poi la cronaca, campo della Cona, ragazzo trovato in possesso di cocaina. Tornando a Giulianova, palazzetto senza riscaldamento, ragazze al freddo e al gelo. In basso a Corropoli, il liceo aeronautico cambia sede e si trasferisce a Ripoli, abbandonata la storica Badia, la location più vicina allo svincolo dell'autostrada. E poi a Roseto degli Abruzzi, fondi alla comunità di Castelli, premio all'artista Daniela Musini. Siamo arrivati alle pagine dello sport e allora possiamo dare un primissimo sguardo alla prima pagina dello sport del Messaggero. Prima di fermarci per qualche attimo, il Pescara non c'è più. Biancazzurri travolti in casa anche dal Bologna dopo una gara compromessa nel primo quarto d'ora, soliti errori difensivi e carenze di personalità. E ora anche la guida tecnica è un problema. La tifoseria contesta, aria tesa a fine gara. Parla Donadoni, il tecnico del Bologna, e dice l'espulsione ha reso tutto più facile. Oddo si vota la fiducia, resto qui. Sebastiani risponde ai tifosi e dice: così non ci aiutano. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Andremo a vedere le immagini di quello che è accaduto ieri allo Stadio Adriatico.
Ed eccoci tornati nuovamente in studio per la seconda parte di Mattino 6, interamente dedicata allo sport. Avevamo iniziato a parlare del Pescara, vedendo i titoli dalle pagine del Messaggero. Passiamo al centro, Pescara affondato e assediato, altra umiliazione e scoppia l'ira dei tifosi, squadra in ritiro. Oddo resta e dice ci metto la faccia. Il calvario continua, altra umiliazione, Pescara allo sbando, ultimo e contestato. E poi nella pagina successiva Sebastiani, presidente biancazzurro, esce scortato e dice ma non eravamo i soli a parlare di Europa in estate. La contestazione, pietre e petardi nel piazzale, esplode la rabbia dei tifosi in 250, manifestano in via Pepe, Oddo non molla, resto qui fino alla morte. Allora possiamo partire con il primo servizio, andare a vedere la cronaca della partita con questa sconfitta davvero con poche attenuanti per i biancazzurri, superati per 3-0 dal Bologna. Per il Pescara la sconfitta a domicilio con il Bologna dopo un 3-0 mai in discussione, sembra quasi una resa annunciata per il Bologna. I tre punti servono per migliorare una classifica non ancora soddisfacente per gli emiliani. Si tratta della prima vittoria esterna della stagione. All'Adriatico Giovanni Cornacchia è andato in scena il solito film con un copione già ampiamente scritto. Un 3-0 quello per gli ospiti mai veramente in discussione. Per il team biancazzurro è forse il punto più basso degli ultimi anni. Pescara in campo senza Pepe, Bebek, Aquilani e Mitriza, con Manai vertice avanzato d'attacco. Al sesto pericolo in area pescarese con Viraghi che rischia l'autogol con la palla che sfiora il palo e termina poi fuori. Passa un minuto e Masina di testa regala il vantaggio alla sua squadra segnando la rete dell'1-0 sul perfetto cross di Viviani. Al dodicesimo ancora pericolosa la squadra di Donadoni, ancora con Viviani che pennella un pallone invitante per Torosidis che di testa mette di poco sopra la traversa. Ma per il Pescara, come si suol dire, i guai non finiscono mai, visto che al sedicesimo gli abruzzesi restano in 10 per l'espulsione severa di Verre per un fallo su Torosidis. Sotto di un gol e in 10 per la formazione di casa la gara diventa ancora più in salita. Il Bologna di Donadoni controlla bene e al diciannovesimo è Mounier a crossare a centro area per destro che cicca clamorosamente il pallone. È quasi un monologo ospite con al 24esimo il tiro secco di Zemaili dai 18 metri che chiama al miracolo Bizzarri. Il pubblico di casa inizia a perdere la pazienza e dalla curva nord vengono esplosi diversi petardi. Al 26esimo ancora Masina in azione, nuova respinta con i pugni di Bizzarri. I locali sono in grossa e palese difficoltà ma non crollano. Al 36esimo arrivano poi due sostituzioni, nel Pescara entra Zampano al posto di Manai. Per l'albanese arriva così l'ennesima e forse definitiva bocciatura e fra gli ospiti Kraft prende il posto di Maietta infortunato. Al 40esimo però arriva il raddoppio di Zemaili per gli ospiti che dai 25 metri, grazie anche ad una deviazione di Campagnaro, beffa per la seconda volta Bizzarri. Nella ripresa all'ottavo minuto si parte con la parata di Bizzarri su Viviani. Al decimo Crescenzi in area biancazzurra frana addosso a Zemaili con Rocchi che indica il dischetto. Dagli 11 metri Creci spiazza Bizzarri per il 3-0 che chiude una gara mai veramente in discussione. Mentre dagli spalti partono cori ostili verso squadre sociali. Alla mezz'ora però il Bologna va vicino al quarto gol con Bizzarri che questa volta dice no a Krejci. Poi un attimo dopo tocca anche a Viviani con il portiere biancazzurro ancora attento a mettere in calcio d'angolo. Al 44esimo c'è la prima e unica parata della gara di Mirante su Pettinari. Per il Bologna il triplice fischio finale di Rocchi è festa grande. Per i biancazzurri un 91esimo con la dura contestazione dei tifosi che segue quella di lunedì scorso al porto turistico. La squadra partirà per il ritiro cercando di recuperare serenità in vista della gara da dentro o fuori di giovedì sera al Barbera contro il Palermo. Questa è la cronaca di quanto accaduto in campo ieri tra Pescara e Bologna. Ben Ali salva il tecnico, la responsabilità è solo di noi giocatori, dice l'attaccante biancazzurro. Dall'altra parte Masina, autore del primo gol del Bologna, tre punti d'oro contro una squadra che rimane pericolosa. Dunque Ben Ali salva il tecnico, Massimo Oddo che al 91esimo ha così commentato l'ennesima sconfitta della sua squadra. Io se non mi cacciano starò qua fino alla morte, di sicuro non me ne vado, io ci metterò la faccia fino alla fine, perché sono un professionista, perché sono a capo di una squadra e il capo di una squadra non si ritira mai. Poi se la società farà altre scelte, questo non lo so, vorrei dire, se pensa
che il problema sia io, è giusto che faccia la sua mossa, ma io sto al mio posto senza nessun tipo di problema. Faccio il mio lavoro con passione fino in fondo. Paura, in questo momento la paura la fa da padrona, purtroppo è così. È così, perché la prima palla che cade in area prendi gol, e quello vuol dire che hai una paura enorme di prendere gol, e il gol lo prendi. Su cose che sono veramente elementari, su cose su cui abbiamo lavorato una settimana, calcio d'angolo, respinta, risalita, uno tiene in gioco tutti. E quando tu ci lavori e poi prendi puntualmente qualcosì, non può essere altro che una questione di testa, non ci sono altre spiegazioni. L'espulsione a me sembra esagerata, sinceramente. Il fallo c'è, ma non è un fallo. Ho visto falli più cattivi con semplice ammonizione. Sì, vabbè, ma ho visto falli più cattivi con ammonizione. Poi al 16° minuto mi sembra tutto veramente esagerato. Poi quella è una scelta dell'arbitro, lui si assume le sue responsabilità, magari mi sbaglio io, non lo so, a me sembra un tantino esagerato. Io ti voglio chiedere se stai pensando a un ritiro punitivo, che dir si voglia, e sulla contestazione ho visto che dal campo hai risposto a qualche fischio, a qualche insulto dalla tribuna, è stata la mia impressione. No, non ho risposto assolutamente a nessuno, ognuno fa quello che vuole. In ritiro andiamo domani, perché in questo momento l'aiuto ce lo dobbiamo trovare da soli, perché ovviamente la gente contesta, giustamente, ognuno prende le sue decisioni. In questo momento ovviamente noi siamo soli, oggi sin dal primo minuto, appena entrati in campo abbiamo capito che purtroppo la gente ha scelto di non aiutarci, e quindi ci aiutiamo da soli, e l'unica cosa che ci rimane è stringerci intorno a noi stessi e cercare di uscirne fuori, ma questo senza nessun tipo di polemica. Io rispetto le scelte della gente, dei tifosi, perché loro sono tifosi, pagano il biglietto e fanno quello che vogliono. È giusto secondo me contestare, è meno giusto secondo me contestare da prima che inizia la partita, in un momento di difficoltà, quando veramente bisognerebbe dare una mano. Poi a fine partita fischi, durante la settimana fischi, però è una scelta che sinceramente non rispetto, non capisco. Non era previsto il ritiro, andiamo perché abbiamo bisogno di stare assieme, di lavorare magari di più e di stare un po' più concentrati. Le pagelle del quotidiano Il Centro per i giocatori del Pescara, tutti dietro la lavagna, tanti i quattro e mezzo, tra i quattro spicca anche quello di Campagnaro, l'argentino, anche lui ieri è finito nel calderone, diciamo, della pessima prestazione del Pescara. Andiamo avanti, si parla delle altre gare, dello show del Napoli, della vittoria dell'Inter a Sassuolo, di tutte le altre gare, fra cui spicca la vittoria del Palermo 4-3 a Marassi con il Genoa, Palermo che lascia l'ultimo posto proprio al Pescara. E siamo alla Lega Pro, pari in extremis, il Teramo non cresce, Croce evita al 94esimo il quinto KO casalingo, 2-2 ieri al Bonolis fra i biancorossi e la Feralpi Salò. Croce dice: premiata la nostra tenacia. Zauli soddisfatto: abbiamo reagito, è un punto importante. Il servizio di Ania Cantagalli su Teramo Feralpi Salò. Un pari utile solo in parte per la classifica e che non cambia una prestazione complessiva, per effetto anche di alcune scelte iniziali, totalmente da rivedere. Il Teramo firma il 2-2 nel finale contro la Feralpi Salò, risultato che lascia i biancorossi in zona play-out, girando al termine del girone di andata a quota 18 punti in classifica. Al termine della gara Zauli non parlerà di un caso Sansovini. Chiaro che però qualcosa è cambiato se l'attaccante del Pescara, prima titolare inamovibile, parte adesso per la seconda volta consecutiva dalla panchina, aprendo di fatto scenari per il prossimo mercato. Non solo, al suo posto Zauli preferisce Di Paolo Antonio, chiamando Boulevardi a fare di fatto il trequartista. 3 minuti e la Feralpi è avanti.
Dagli sviluppi di un angolo Romero coglie il palo, ma a raccogliere il pallone poi, pronto, c'è Ranellucci. Al rientro che beffa Rossi. Il portiere del Teramo sarà protagonista del primo tempo. Rossi sarà protagonista, ma questa volta in negativo, sul raddoppio della Feralpi, quando sbaglia il rinvio mettendo di fatto in moto Settembrini, atterrato poi in area da Sales. A trasformare dal dischetto ci pensa Guerra. Il Teramo è soprattutto Di Paolo Antonio, che firma il momentaneo pari dei biancorossi da calcio di punizione, che lo stesso giocatore è bravo a conquistarsi. La traiettoria bassa beffa Livieri, che non può fare nulla per evitare il pareggio del Teramo. Dopo il raddoppio della Feralpi è ancora Di Paolo Antonio a cercare la via dalla porta, ma Livieri sul suo tiro a giro di destro compie un grande intervento. Zauli allora cambia, inserendo Carcalis e Sansovini al posto di Peterman e Boulevard. Non cambierà invece il Teramo, che farà un'estrema fatica a costruire azioni degne di nota. Ci prova Croce dalla distanza senza esito, dopo essere riuscito ad intercettare un pallone della difesa. La gara cambia nel finale. Prima ci sono le proteste biancorosse per un presunto tocco di mano in aria non ravvisato dal direttore di gara. Quando tutto sembra perduto, Croce mette in rete un tiro al volo di Sansovini ribattuto. Per il Teramo è un pareggio che muove la classifica, ma che non cambierà alcune considerazioni sulla solita prestazione casalinga della squadra. Venerdì si torna già in campo per ospitare Lumezzane nella prima giornata di ritorno. Il cambio di passo ora non si può più rinviare. Il gol di Croce proprio nel finale a tempo scaduto che evita per il Teramo la quinta sconfitta casalinga. Teramo in affanno, siamo sul Messaggero, rimedia il pareggio Zauli, Di Paolo Antonio super, non c'è un caso Sansovini, lo diceva anche Ania Cantagalli nel servizio riferendosi proprio alle dichiarazioni del tecnico, e poi Croce, un grazie al mister e dalla mia fidanzata. Passiamo alla Serie D, Vastese difesa blindata ad Agnone, finisce 0-0, poi il San Nicolò che fa mea culpa, bloccato dalla Civitanovese, infarcita di giovani. San Nicolò in vantaggio, raggiunto nel secondo tempo. Andiamo dunque a vedere cosa è accaduto in terra marchigiana in questo pareggio tra la Civitanovese e la formazione di Massimo Epifani. Il sogno biancoceleste svanisce. Un San Nicolò sciupone impatta al polisportivo di Civitanova contro i giovani rossoblù tutto cuore. Abruzzesi arrivati da primi della classe e vogliosi di chiudere in testa il girone di andata e laurearsi campioni d'inverno, padroni di casa per allontanarsi assolutamente dalla zona calda della classifica. Out mozzoni per il San Nicolò. Al suo esordio Daniele Bosi è arrivato per sostituire Napolano, vittima di un grave incidente al ginocchio. E proprio Bosi al quinto rende pericolosa un'azione degli ospiti, infilandosi sulla fascia, ma il cross al centro viene intercettato. Riparte la Civitanovese al sesto, ma spreca un'occasionissima. Battistelli riesce quasi a beffare Ciotti già a terra, ma il tiro finisce di poco alto sopra la traversa. Al tredicesimo, pericoloso scambio in aria tra i biancazzurri Bosi e Bisegna, ma la difesa ribatte due volte fino ad allontanare. Sale di tono la squadra di Epifani in campo con pressing crescente, anche se i padroni di casa provano in tutti i modi a sbloccare la gara. E della Civitanovese però al diciannovesimo la clamorosa occasione da gol. Il tiro dalla distanza di Rapagnani si stampa sul palo alla sinistra di Ciotti. Al ventiduesimo cross di Di Stefano per la testa di Traini. Sfuma per un soffio l'aggancio di Bosi sotto porta. Pochi secondi dopo sempre Bosi tenta il tiro, ma col guantone Ferreri mette sul fondo. Il gol arriva al 32esimo con una bomba dai 25 metri di Stivaletta alla sua quarta rete stagionale, che spiazza con una traiettoria velenosa Ferreri. Tutta la panchina biancazzurra invade il campo, reclama un calcio di rigore al 40esimo la Civitanovese per una presunta trattenuta in area su Battisti, ma il signor Donda fa proseguire. Ripartono forti entrambe le formazioni. Il San Nicolò al settimo ritenta l'assalto col solito Stivaletta, palla al lato. Al 15esimo Battisti tira forte, ma il pallone è a fil di palo. Ciotti segue con lo sguardo la palla sul fondo. Epifani mette in campo Massetti, decisivo nell'ultimo abbasto. Esce Bosi. Occasionissima per la Civitanovese al 20esimo con Rapagnani di testa vicinissimo al gol, ma salva Traini sulla linea. Pareggio sfumato, brivido al polisportivo. In campo Moretti per il San Nicolò al 24esimo per Bisegna. Maresca prende il posto di Mancinelli nella Civitanovese. Al 27esimo sfiora il raddoppio il San Nicolò, con Moretti che cavalca la fascia, la mette al centro. La difesa libera con Tortelli che anticipa Massetti e la palla finisce sulla testa di Traini, che però la stampa sul palo.
La Civitanovese non si arrende e arriva il pareggio al 35esimo con Maresca sul filo del fuorigioco su un lancio dalle retrovie. Piazza una diagonale che beffa difesa e portiere. Finale dai ritmi altissimi. Il San Nicolò assalta con Massetti prima e poi con una cavalcata di Traini al 45esimo che in contropiede azzarda il pallonetto ma troppo alto sopra la traversa. Il polisportivo reclama il fuorigioco. Si lotta in campo fino all'ultimo dei 5 minuti di recupero. Il San Nicolò tenta il tutto per strappare i 3 punti, ma un'attenta difesa rosso-blu chiude ogni varco. Finisce 1-1 al polisportivo, un punto d'oro per la Civitanovese. Troppe clamorose occasioni sprecate invece dal San Nicolò per chiudere il girone di andata con altri 3 punti. Si deve accontentare del 14esimo risultato utile consecutivo, mentre sul trono del torneo si siede la Fermana. Parliamo ancora di Serie D, vediamo i titoli sulle squadre abruzzesi in merito alle partite di ieri. L'Aquila si beve il latte dolce, vittoria dei rossoblu in terra sarda. Per il Pineto a Matelica un punto importante. Poi Avezzano, 3 punti con la firma di Serrago su il centro decisivo. E poi un articolo sul Giulianova, dunque sul campionato di promozione. Real Giulianova vince ed allunga in vetta. Andiamo a vedere anche dal centro i titoli che riguardano il campionato di Serie D. Serrago regala i 3 punti all'Avezzano, seconda vittoria consecutiva dei biancoverdi con il gol dell'argentino. Ieri per noi sulle tribune del De Marsi c'era Roberta Di Sante per il servizio su Avezzano Torres. Basta un gol in apertura di Serrano all'Avezzano per aver ragione di una giovanissima Torres al termine di una partita non spettacolare nel corso della quale la squadra di Tortora non riesce ad essere abbastanza lucida sotto porta, sprecando diverse occasioni per chiudere il match. I marsicani si schierano in avanti con Pollino e Marolda, alle cui spalle di Genova fa da collante con la mediana. Misiti risponde schierando dal primo minuto i due nuovi arrivati in casa Torres, Sias e Frau, in appoggio alla prima punta Miceli. Pronti via e alla prima vera occasione utile l'Avezzano sblocca il risultato. Marolda va per vie centrali ed imbecca Serrago, che anticipa tutti e in diagonale deposita la sfera in fondo al sacco, bissando la rete di domenica scorsa contro il Città di Castello. Bisogna attendere il 28esimo per vedere la reazione della squadra ospite, che sfiora il pari con Bisogno, che si gira bene ma colpisce debolmente favorendo la parata in due tempi di Lewandowski. Al 34esimo ci prova anche Frau da calcio piazzato, ma l'estremo marsicano è attento e blocca per poi rilanciare immediatamente l'azione di contropiede con Marolda, che da posizione leggermente defilata scheggia il palo. L'Avezzano cresce nella seconda parte del primo tempo. Al 39esimo bello lo scambio al limite dell'area tra Pollino e Leto con la sfera che attraversa pericolosamente tutta l'area senza che nessuno riesca a trovare la deviazione vincente. L'ultimo sussulto del primo tempo è di Genova, che di testa spedisce oltre la traversa. In avvio di ripresa ancora marsicani pericolosi con lo stesso numero 10 che viene anticipato proprio al momento del tiro. Sugli sviluppi dell'azione poi Marolda va alla conclusione da fuori con la sfera che sorvola il 7. Passano 3 minuti e i locali insistono. Pregevole colpo di tacco di Genova per Marolda, che però colpisce male e spedisce alle stelle. Spreca clamorosamente la squadra di casa più di un'occasione per chiudere la partita. Al 26esimo Leto serve ancora una volta Marolda, che da due passi fallisce una ghiotta opportunità. I giovani della Torres ci mettono l'anima ma non riescono ad impensierire concretamente un Lewandowski mai veramente impegnato. Eppur senza brillare ma senza particolari affanni, l'Avezzano riesce a controllare la partita. Al 34esimo Tabacco su punizione dall'illusione del gol. Pinna, dall'alto della sua esperienza, ci mette le dita quel tanto che basta per deviare in out. L'ultima occasione del match è ancora una volta per Marolda, che spalla alla porta, si gira ma calcia debolmente con Pinna, che si salva con i piedi. Termina qui una partita meritatamente vinta da un Avezzano sprecone e poco lucido sotto porta, ma cinico quel tanto che basta per portare a casa il massimo risultato con il minimo sforzo e apprestarsi ad affrontare il giro di boa dopo la sosta con 25 punti all'attivo. Spera in ulteriori rinforzi dopo Natale invece la Torres, per dare maggiore solidità ed esperienza ad una squadra fin troppo giovane che resta fanalino di coda del girone a 8 punti.
Avete visto nel servizio il portiere della Torres, Salvatore Pinna, portiere del Pescara, ancora in attività a 40 anni. Vediamo gli altri titoli sulla Serie D. Chietin 500 sugli spalti per la squadra sparita, non si è disputata la gara Chieti-Alfonsine, ma c'è stata questa manifestazione dei tifosi al Guido Angelini. E poi tornando al girone G, l'Aquila brinda con il latte dolce la vittoria dei rossoblù in terra sarda. Soddisfatto Morgia che aspetta Peluso e dice ci darà tanto, ma noi andiamo a vedere le immagini sul successo ottenuto in trasferta dall'Aquila. Il latte dolce sfida l'Aquila, una delle corazzate di categoria aspirante al trono di grande con ambizioni da gran salto. Chialvani Sanna di Sassari lancia in campo il suo ultimo acquisto, volto noto nel pallone isolano Steri. 11 bianco celeste che si adatta alle assenze dal regolamento fuori quota. Ancora dentro il portierino Millennial Pitalis, attacco affidato a Palma, Scanalini e Scognamillo. Fuori Usai e anche Ruggiu e Santoro. I primi 10 minuti di gioco scorrono via senza note da taccuino. L'Aquila si presenta ben coperta con una retroguardia che in copertura schiera 5 uomini a difesa della porta di Farroni. Latte dolce in versione offensiva caccia di spunti da offrire sui avanti. Al 23esimo, inaspettato, arriva il vantaggio aquilano. Un lancio centrale da oltre metà campo pesca Russo sulla tre quarti e l'usa la guardia del difensore di casa, l'attaccante punta la porta, supera Pitalis in uscita e innesca per lo 0-1. I sassaresi provano a reagire, alla mezz'ora la bordata di Mereu non c'entra il bersaglio, ma il latte dolce ci prova. Il piatto al volo di Del Rio trova la gran parata di Farroni, giallo a Pepe, forcing isolano e l'Aquila pronta a ripartire pericolosa con i suoi attaccanti. Un minuto di recupero e tutti nello spogliatoio con gli abruzzesi in vantaggio con il minimo scarto. Nella ripresa subito l'Aquila in avanti con la difesa sarda a liberare in angolo. Si scalda tutta la panchina ospite. Al 48esimo Cocco pesca Canalini sulla destra. Gran tiro che esce di un nulla al lato alla sinistra di Farroni. Al 54esimo Arboleda mette giù in aria Canalini. Rigore. Batte l'attaccante ma Farroni para tuffandosi alla propria destra. Espulso Mister Morgia per protesta. Pressione sassarese, ammonizione per Cocco, dentro Brenci per Zane, Pepe già ammonito, rimedia il rosso con intervento falloso e lascia gli ospiti in inferiorità numerica. Al minuto 83 è Brenci a sfruttare al meglio ripartenza e leggerezza avversaria, regalando il raddoppio ai suoi. Lo 0-2 mette il sigillo al match e condanna il latte dolce alla sconfitta casalinga. E noi chiudiamo il cerchio sulle partite delle formazioni abruzzesi di Serie D andando a vedere, vedete Pineto esce indenne da Matelica 0-0 con i biancazzurri che imbrigliano la squadra marchigiana fermata dalla traversa. Dicevo, andiamo a vedere il servizio sull'ottimo punto ottenuto in terra marchigiana dalla formazione di Amaulo. Il Matelica non sa più vincere contro il Pineto, squadra di Amaulo molto ordinata e brava a chiudere ogni spazio, è arrivato un punto. Certo, i biancorossi smuovono la classifica dopo due KO consecutivi, ma nelle ultime quattro di campionato i matelicesi hanno raccolto la miseria di due pareggi e così il primo posto inizia ad allontanarsi. Il Bomber Pera non è al meglio della condizione, si è visto, Esposito non ha la brillantezza vista prima del suo infortunio, da aggiungere poi che mister Meco Monaco ha perso Cacioli, Di Maio, Degano, Galli, tutti ceduti, quindi ha dovuto in fretta e furia riorganizzare lo scacchiere in attesa di avere anche Titone, esordio per Rosania e De Cerchio, Baldinini dal primo minuto assieme a Moretti. Il Pineto non è certo la squadra di un mese fa, sono partiti in 14 ma sono arrivati giocatori di esperienza, su tutti ad esempio Pomante per rinforzare la difesa e Ganci in attacco. Prima dell'incontro premiato con una targa ricordo l'attaccante Cristian Cacciatore del Pineto che con la maglia della Matelica ha lasciato ottimi
ricordi. Per lui tanti applausi. La partita non è stata affatto bella, anche se i padroni di casa hanno provato a vincerla. Da una punizione di Esposito il pallone arriva a Bartolini, che si vede respingere il tiro dall'attento Mazzocchetti, mentre da una mischia in area prima De Cerchio e poi Baldinini non riescono a buttarla dentro. La più grossa occasione alla mezz'ora la crea il Pineto, quando Palumbo semina un paio di difensori, entra in area e con Marcantognini ormai battuto manda incredibilmente sul fondo. Sfortunato Vittorio Esposito quando a 10 minuti dal riposo su calcio piazzato manda la sfera sulla traversa. Poco dopo paura in campo per il difensore ospite Pisani, che nel tentativo di buttare la palla in fallo laterale scivola e batte la nuca perdendo i sensi. Fortunatamente dopo le cure tornerà sul terreno di gioco. Nella ripresa il Matelica cala di intensità mentre gli abruzzesi pressano già alto per non far ragionare Borgese, sottotono anche lui. Ospiti che a questo punto giocano molto sulle ripartenze. Al 15° l'ingresso di Cacciatore viene salutato da un nuovo lungo applauso dal suo ex pubblico. Col passare dei minuti il Pineto prende consapevolezza dell'opportunità di strappare un punto. Mister Amaolo decide quindi di infoltire la diga difensiva passando a 5. I cambi arrivano dall'una e dall'altra parte. Il risultato però non si sblocca nonostante qualche mischia creata dai locali. Mapera non riesce a trovare la via della rete. A gennaio scommette tuttavia Meco Monaco, il Matelica tornerà a correre. E chiudiamo il capitolo Serie D, siamo quasi in chiusura, parliamo di eccellenza per vedere i risultati della giornata di ieri. Amiternina Alba Adriatica 1-3, Capistrello San Buceto 0-0, Martinsicuro River Chieti 1-1, Miglianico Francavilla 0-1, Montorio Cupello 2-0, Penne Paterno 0-1, Angolana Nero Stellati Pratola 3-0, San Salvo Morrodoro 0-0, Visteramo Acque Sapone 2-1. In classifica il Francavilla primo a 41 punti, allunga sul Martinsicuro che insegue a 38. Parliamo ora del campionato di promozione. Real Giulianova non sbaglia e allunga a più 6, decisive due reti nei primi 17 minuti per la formazione giallorossa. Il Fontanelle combatte fino alla fine ma vince il team giallorosso, che come detto è ora a più 6 sulla sua inseguitrice Torrese, bloccata da un Montaurei in grande forma, e dunque formazione teramana che si allontana dalla capolista nel girone B tra Fossa Cesia e Spoltore. Il pari scontenta tutti. Chieti Torre Alex non si ferma neanche in 10 uomini, vince ancora la formazione teatina, prima in classifica. E siamo a parlare di altri sport, in particolare del volley, con l'impavida Ortona che si è stata costretta ad inchinarsi alla capolista Siena. Siena che si è imposta in terra ortonese per 3-1, dunque Impavida che resta nelle zone basse della classifica. E poi il basket di Serie A2 maschile, blackout di 4 minuti cancella gli squali battuti in casa del Ravenna. Non ha giocato la Proger che disputerà a febbraio la sfida con la Virtus per gli impegni dei nazionali, e Proger sul mercato a caccia di una guardia. Per quanto riguarda il basket di Serie B, vince l'Amatoria a Porto Sant'Elpidio, perde il Campli in casa con Monte Granano, Ortona battuta a Rimini, crolla anche il Giulianova, vince il Teramo. E poi il rugby per chiudere: l'Aquila sconfitta indolore e primo posto assicurato per la formazione aquilana, formazione neroverde battuta in casa per 32-17 dal Primavera Roma. E la Gran Sasso KO condannata a giocare per la pur salvezza dopo la sconfitta in casa del Paspa Pesaro per 12-5. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6. Vi rimando, parlando ancora di sport, all'appuntamento di questa sera con Replay in diretta dai nostri studi con Enrico Rocchi per parlare della crisi del Pescara. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti informativi invece vi rimando alle tre edizioni del nostro telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. Ringrazio Gianni D'Areo in regia, voi per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.